E qua abbiamo l'ingresso di quest'altro parco dietro, che resta. E quindi, come si vede sul progetto, i pattugli arrivano. Quindi quello di martedì usciranno di qua, non ci sarà. Allora, noi ci hanno consegnato l'area che dobbiamo chiudere, non deve uscire nessuno. Però a noi non danno fastidio il martedì di passare, perché noi inizieremo da lì a arrivare qua. No, quindi c'è il progetto finito, finito. Questa è la viabilità, eccola qua, è questa qua. È questa qua, entrano ed escono. Sì, sarà un passo. Di là è tutto verde, quindi non c'è... Sì, no, qui viene chiuso, qua non si può passare più. Questo percorso qui non esisterà più. Vabbè, io dice il fatto del martedì, perché no, so che stavo a fare il mercato, sì. Quindi noi non danno fastidio fino a che non arriveremo a fare i lavori qui. Perfetto, da solo quando arriveranno qua ci sarà il problema vostro delle mani. Io apro il cancello e possono passare, metto un nastrino rosso per non farli venire dall'altro lato e con le macchine possono passare. Che tanto iniziano di là. Solo i martedì, poi man mano che andiamo avanti, se c'è la necessità di chiudere il cancello, che non devono passare più, perché non vogliamo regare danni a nessuno e che nessuno ci rifrega a noi, perché sa com'è, quando c'è un cantiere in atto poi non si finisce più, sono... poi invece settembre arriviamo. No, quindi se stiamo più liberi stiamo, più possiamo lavorare, più ci possiamo muovere liberamente, così. Prima facciamo. Esattamente. Perché per tutti quanti interessa finire quando prima. Questo qua è l'inizio della dopo questo il palazzo. Sì, esattamente. Dopo il palazzo. Infatti ci sono due lampioni adesso nell'aiuola, sì. Saranno spostati più indietro. Questo qui sarà asfalto, quindi per allargare la strada, cioè domani se vogliono costruire una rotonda, qualcosa per fare. Quindi verrà tutto arrotondato, questo è tutto alberato, alberi sì, ci sono alberi, cespugli, panchine, qua ci dovrebbe essere, questa è la fontanina. Ah, una fontana. Però la stessa cosa, sta fuori qui alla strada. Ma ci sono anche i bagni qua, no? I bagni non sono previsti, i bagni. Sta qui, però questo qui è un prefabbricato. Il chiosco bar. Sì, però... Bagni, non bar, bagni. Perché c'hai i servizi bagni, il bar comunque, c'erano i servizi. Allora, però attualmente non è... Allora, l'idea questa non è un'opera che verrà realizzata, sì. Ma è un'area nella quale l'amministrazione pensa di poter realizzare, impiantare un eventualmente un chiosco come ci sono sul lungomare, come l'idea perché qual è? È di fatto nel momento in cui diamo la possibilità a chi evidentemente con una gara pubblica vuole mettere qui un chiosco, dovrà poi gestire di fatto non solo l'utilizzo dei bagni, ma un po' l'intera area, nel senso che è un modo, l'idea di inserire un chiosco in questo progetto, di non lasciarla abbandonata, ma al contrario di considerare poi che chi si prenderà quest'area dovrà non soltanto svolgere l'attività commerciale, no? A beneficio chiaramente di tutti i fruitori, ma in un certo qual modo dovrà avere anche la custodia e la manutenzione dell'area stessa. È un modo praticamente per evitare cioè che più possa essere di fatto abbandonata senza nessun tipo di controllo. In serie di progetto lo prevedemmo, nel senso che l'idea di lasciare un'area libera doveva essere l'area poi da utilizzare, praticamente da far utilizzare a... Possiamo scegliere le giostrine anche meglio, perché viene più... Diventa la possibilità appunto di poter, diciamo così, non lasciarla abbandonata a se stesso, di presidiarla un attimino, l'idea appunto è aprire anche, così dare la possibilità a qualcuno di avere un'attività commerciale. Comunque, riepilogando, l'area in cui ci troviamo è quella dei parcheggi? Sì, perfetto, okay. Esattamente. A partire dalla nostra sinistra c'è la zona alberata e dei giochi. Sì, esattamente. Poi invece alle nostre spalle... Ancora zona praticamente tutta verde, che chiude praticamente in questa zona. Panchine, fontane, verde, panchine lungo il percorso, no? Una sorta di percorso pedonale. Quanto si prevede che durino i lavori? Settembre. A settembre la consegna. Sì, esattamente. Va bene. Tempo permettendo. Tempo permettendo.